da Salvini. Ci saremmo aspettati la sua presenza in aula. Nell'aula dove si doveva decidere il loro futuro nel governo di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Daniela Santanchè hanno scelto di non farsi vedere. Non vedo la ministra Santanchè sui banchi del governo, spero onestamente che sia un presagio. Per l'opposizione è soprattutto la conferma dell'imbarazzo del governo e dei diretti interessati di fronte al peso delle accuse. Non ci sono esponenti della Lega nei ministeri chiave della difesa, degli esteri, degli affari europei, perché Giorgia Meloni è stata la prima a pensare che quel partito avesse dei rapporti opachi con la Russia. Da una parte i rapporti della Lega di Salvini con la Russia di Putin e l'accordo firmato nel 2017. Questo patto esiste o no? Dall'altra l'inchiesta per truffa ai danni dell'INPS ipotizzata dalla Procura di Milano per Daniela Santanchè. Ma come si può accettare che possa rimanere al suo posto una ministra che ha a che fare con accuse come falso in bilancio, bancarotta, utilizzo improprio della cassa Covid, contenziosi con il fisco? Il voto dell'aula sui destini incrociati di vicepremier e ministra del turismo era scontato. E allora a cosa è servita la prova di forza? Qualche riflessione. Abbiamo impiegato bene il nostro tempo. La maggioranza ne esce con un'immagine di compattezza che con effetto ottico fa passare per un attimo in secondo piano tensioni, malumori e divisioni interne al governo. Ancora più rara, visto il momento storico, la scena della Lega schierata a difesa del leader, con i ministri Giorgetti e Calderoli sui banchi del governo e il capogruppo Molinari a guidare le fila ricompattate della Lega. Questa unità non ce l'avete e quindi con questa mozione vi siete fatti un clamoroso autogol, perché noi pensiamo che il ministro Salvini potrà serenamente continuare e dovrà serenamente continuare il suo ottimo lavoro da ministro. Decisamente più divisa l'immagine che l'opposizione ha dato di sé, con Azione spaccata sulla sfiducia a Santanchè, che Italia Viva ha scelto di non votare, e le accuse rivolte dal partito di Renzi al Movimento 5 Stelle. Voteremo a favore di questa mozione di sfiducia nei confronti di Salvini, ci chiediamo come possano votare le colleghe del Movimento 5 Stelle. Ma se dovesse arrivare il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè, quello che l'opposizione non ha ottenuto in aula potrebbe essere costretta a esigerlo la Premier.